del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Oggi, sabato 13 giugno 2020, la Chiesa celebra la memoria di Sant'Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa. E siamo al quarto giorno della nostra novena al Sacratissimo Cuore di Gesù. Vogliamo oggi rivolgerci al Signore Gesù con queste parole. O cuore dolcissimo di Gesù, il più santo, il più tenero, il più amabile e buono di tutti i cuori. O cuore vittima di amore, eterno piacere dell'empireo, conforto del misero mortale e speranza ultima degli esuli figli di Eva. Ascolta benevolmente le nostre suppliche e arrivino a te i nostri gemiti e clamori. Nel tuo amoroso petto, tenero e affettuoso, ci raccogliamo nella presente necessità, come si raccoglie fiducioso il bambino in braccio alla sua cara mamma. Persuasi che dobbiamo credere in te per quanto necessitiamo nel presente, perché il tuo amore e la tua tenerezza verso di noi eccedono incomparabilmente quelli che hanno avuto e avranno tutte le madri messe insieme verso i loro figli. Ricordati, o cuore tra tutti il più fedele e generoso, delle magnifiche e consolatrici promesse che hai fatto a Santa Margherita Maria Lacoc, di concedere con mano larga e generosa speciali aiuti e favori a quanti ricorrono a te, vero tesoro di grazie e di misericordia. Le tue parole, Signore, devono essere compiute. Si muoveranno piuttosto il cielo e la terra che le tue promesse smettano di realizzarsi. Per questo, con la fiducia che può ispirare un padre al suo amatissimo figlio, ci prostriamo davanti a te e con gli occhi fissi su di te, o amante e compassionevole cuore, umilmente ti chiediamo di accedere propizio alla preghiera che ti fanno questi tuoi figli della dolce tua madre. Presenta, o amabilissimo Redentore, al tuo eterno Padre le ferite e le piaghe che nel tuo corpo sacratissimo hai ricevuto, particolarmente quella del costato, e le nostre suppliche saranno ascoltate, i nostri desideri soddisfatti. Se lo vorrai, di soltanto una parola, o cuore onnipotente, e subito sperimenteremo gli effetti della tua virtù infinita, perché al tuo comando si assoggettano e obbediscono il cielo, la terra, gli abissi. Non servano da ostacolo i nostri peccati e le ingiurie con cui ti offendiamo, affinché tu smetta di compatire coloro che inveiscono contro di te. Anzi, dimenticando la nostra ingratitudine e perfidia, spargi con abbondanza sulle nostre anime gli inesauribili tesori di grazia e misericordia che nel tuo cuore si chiudono, affinché, dopo averti servito fedelmente in questa vita, possiamo entrare nelle dimore eterne della gloria, per cantare senza sosta le tue misericordie, o amante cuore, degno di sommo onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dolce cuor del mio Gesù, fa che io t'ami sempre più. Dolce cuore di Maria, sii la salvezza dell'anima mia. Sant'Antonio di Padova, prega per noi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.